Un saluto da Alfredo Iuliano al popolo napoletano che in questi giorni soffre, ancora come soffre tra le altre cose da secoli, per colpa di regnanti e poi successivamente di una classe politica inetta, capace soltanto di cercar voti, ma chi è bravo a cercar voti e a farsi votare non è quasi mai un ottimo politico che abbia una vocazione amministrativa e soprattutto governativa, cioè che sappia governare i problemi che pone una nazione, che pone una regione o una città molto articolata come Napoli. Io vi parlo da campagna, da serra, quindi da quei posti dove stiamo ospitando già i rifiuti napoletani, i rifiuti campani, dopo la discarica di Basso dell'Olmo, 1 milione di tonnellate, che ha inquinato un settore agroalimentare, agrocasiare importante vicino a un'oasi, quella di Persano, che è stata definita all'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, e vicino a un fiume, uno dei più grandi bacini idrografici della Campania, parliamo del mitologico Sele. Ancora serre ospita i rifiuti campani, arrivano oltre 300 piroscafi gommati al giorno e pensate un po', cari amici napoletani, se si fosse in pratica di fatto fermata serre. Oggi i rifiuti arriverebbero fino al Vesuvio. Ce l'hanno con i napoletani, non capiscono che i napoletani, come in genere i campani, gli abitanti di serre e di campagna, paghiamo già onerosamente la tassa per lo smaltimento. Sta ai politici trovare i posti, le risorse per far sì che noi i rifiuti non li si trovi dopo averli abbandonati direttamente nelle strade, sotto casa, a respirarne l'olezzo, la flora, la contaminazione, o a doverli bruciare per strada, a respirare diossina, perché quella si contamina molto più dei termovalorizzatori. La guerra ai termovalorizzatori l'hanno voluta per curare Oscario e naturalmente Bassolino, perché potessero fare i loro porci comodi. Soprattutto Bassolino da anni è stato direttamente coinvolto nello smaltimento con gli amici degli amici e con settori molto discutibili di cui tutti noi ne conosciamo l'origine, ma la politica non è mai intervenuta realmente e seriamente fino ad arrivare a una situazione non più gestibile. Ormai sotto gli occhi del mondo, dell'Europa, insomma di tutte le comunità civili che sono nauseate dal vedere in pratica una situazione del tutto inimmaginabile, da inferno dantesco. Qual è la soluzione in questo momento? La soluzione è quella di resistere, la soluzione è quella di non farsi inquinare ulteriormente i propri territori e non bisogna ascoltare le sirene dei governanti che sono in difficoltà e che vorrebbero un popolo pedisseco, che per l'ennesima volta questi pinocchi convincessero questo generosissimo popolo a far sì che di nuovo i propri territori venissero avvelenati. Non dimentichiamo che già soffrono l'incremento di malattie tumorali che sono state smentite da una compiacente sanità nazionale che dice che non ci sono state evoluzioni, che non è aumentato il numero dei morti per tumori dovuto a contaminazione e ad avvelenamento dallo stoccaggio dei rifiuti, non soltanto quelli solidi urbani ma soprattutto quelli conferiti dalla camorra. Parliamo dei tanti rifiuti tossici che non si riescono a smaltire neanche nei depuratori, come gli arseniotici, i cianuri provenienti dalle aree industriali, non soltanto della Campania, ma dell'intera Italia, che la camorra ha tacitamente ospitato in cambio di lucrosi affari. Adesso bisogna far sì che i politici vadano via dalla Campania, si cerchi di commissariare magari la Campania, ma senza il governo Prodi, senza il governo Berlusconi, senza quei politici che non sono in grado di capire il problema. L'abbiamo visto nella trasmissione Porta a Porta di Vespa, dove i cittadini di Napoli sapevano bene spiegare il fenomeno dei rifiuti e le loro implicanze, mentre i politici italiani, in modo particolare Bassolino, Pecoraro e altri, farfugliavano cercando di dare una spiegazione che non è purtroppo in possesso della loro conoscenza, in possesso della loro onestà intellettuale. Bisogna resistere, 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 e non perché i rifiuti napoletani vadano a finire nei territori nazionali che sono ormai nello stesso tempo inquinati come quelli di Napoli. Bisogna trovare delle soluzioni. I termovalorizzatori non sono una panacea perché la combustione è sempre comunque combustione, ma in questo momento bisogna distruggerli. C'è un termovalorizzatore
nel Prater di Vienne, in un ecosistema molto fragile, bisogna impiantarli i termovalorizzatori, avviarli alla raccolta differenziata, che non è neanche la raccolta differenziata la panacea di tutti i mali. Io da chimico vi dico che purtroppo anche i rifiuti riciclati, perdono le proprietà per essere usati, ma in questo momento vanno distrutti, vanno bruciati prima che bruci ancora Napoli, che bruci il meridione da una situazione non più purtroppo controllabile. Viva Napoli, viva la solidarietà dei napoletani, diamo solidarietà a Napoli, a questa brava gente, a questo popolo che ci ha fatto sempre innamorare della sua musica, delle sue passioni, della sua vitalità.